Ragazzi, la cucina italiana è forse la cucina più amata, più imitata, più variegata del mondo. Ma la nostra domanda di oggi è: riusciremo a trovare un ristorante di cucina italiana degno di questo nome qui a Varsavia? Quindi vi diamo il benvenuto in questa nuova serie tutta dedicata alla cucina italiana in Polonia. Infatti usciranno ben 4 video, uno oggi, uno giovedì, uno venerdì e uno domenica, dove andremo a provare dei ristoranti italiani qui a Varsavia. Bene, dettiamo subito le regole del gioco. Andremo a votare da 0 a 10 4 categorie per i nostri ristoranti, ovvero qualità, prezzo, italianità e estetica del piatto barra location. In più, ascoltate bene, sceglieremo un piatto speciale per ogni ristorante, un piatto d'onore a cui daremo un bonus di 5 punti se soddisferà, diciamo, al 100% le nostre esigenze italiane. Dunque, in ordine, è scotta. Ci sono spezie a me sconosciute. I gamberi lasciamo aperti, ragazzi, e l'aglio ce ne sarà una tonnellata. Questa non è una pasta italiana. Io, per Little Big Italy, voglio di più, molto di più. Siamo da Lupo Pasta Fresca nel centro moderno di Varsavia e questo ristorante ci ha attirato fin da subito perché già dal nome potrete capire che fanno la pasta fatta in casa. Vi diciamo subito che il bonus di oggi, ovvero il piatto d'onore, il piatto d'eccellenza, saranno gli spaghetti alla carbonara. Ragazzi, avete sentito bene, mangeremo la carbonara a Varsavia. Abbiamo un po' di terrore sulla pelle, però secondo me mangeremo bene, poi non lo so, vediamo. Prima cosa che abbiamo voluto prendere, una cosa molto semplice ma che all'estero non è poi così scontata, ovvero la focaccia con l'olio d'oliva. Sono tutte cose estremamente scontate per un italiano, ma che trovarle buone all'estero ce ne vuole, e direi che questa focaccia secondo me ha passato il livello. Veramente? Ha passato il livello perché è morbidissima qua e qua, è super super croccante, è ben salata, sa tantissimo di olio d'oliva, sia perché l'olio in cui l'ho pucciata è buono, ma anche perché è proprio oliata la focaccia. Infatti, in sé. Infatti si vede. Ok ragazzi, è arrivata lei chi? La carbonara. Oddio, sono emozionatissima. Allora, innanzitutto volevo dire che sul menù tra gli ingredienti era specificato pecorino, guanciale e tuorlo d'uovo, diciamo. Quindi già questo è un gran passo, perché di solito c'è scritto panna e altre pancetta. Cose, sì, esatto, bacon. E un'altra cosa che comunque stupisce molto è che c'è scritto spaghettoni carbonara e gli spaghetti sono fatti in casa, infatti si vede. E io devo dire che anche la presentazione è molto casalinga, però allo stesso tempo di un ristorante di alto livello, anche che hanno lasciato questo tuorlo crudo sopra, c'è un bel po' di pepe e il guanciale, a vederlo di vista, mi sembra ben abbrustolito, cioè non grasso, perché spesso si vede quella pancetta rosa, no? All'estero, sì, che sì, è inquietante. Sì. Ragazzi, io lo scompongo tutto per forza perché devo mischiare il tuorlo, sì. No? Wow! No, vabbè. Sono al dente, mi sembra, li sento belli duri. Beh, degli spaghetti così a Varsavia, cioè ragazzi, siamo in Polonia, wow!
Allora, bisogna ricordarsi sempre che siamo all'estero, comunque dai, un minimo bisogna ricordarselo, non possiamo votare come se fossimo proprio a Roma, no? Dai. Allora, il guanciale è perfetto, è grasso al punto giusto, è abbrustolito e ha un sapore bello saporito, cioè bello salato, gustoso. Il tuorlo d'uovo così messo alla fine, mischiato da sola, no? L'ho mischiato io in modo autonomo, ha fatto sì che non ci sia il risultato di frittata, okay, che spesso succede, sì, e che non va bene, direi, perché comunque quando si manteca la pasta col tuorlo d'uovo bisogna fare molta attenzione che il tuorlo non si cuoce troppo, no? E così con questa idea hanno anche un po' facilitato, no? Perché okay, non può succedere, sì, che sia sbagliato. La pasta anche, proprio gli spaghettoni, gli do un 10 perché sono al dente, sono perfetti e si sente tantissimo che sono fatti in casa. L'unica cosa è che, se vedi qui, non è proprio una crema italiana al 100%. Okay. Si sente che c'è un qualcosa che non mi fa dire che proprio sto a Roma. Non sono sicura, okay, che sia solo uovo, forse hanno messo tanto formaggio e ha fatto sì che col caldo si è sciolto, quindi si vede che non hanno fatto tutti i passaggi secondo me proprio correttamente secondo la tradizione, diciamo così, però è molto buona e dai, per essere a Varsavia ci siamo quasi, ci siamo okay, quasi, dai. Okay. Comunque sono molto contenta che questa cremina sia a crema e non sia frittata e che comunque non sia pannosa, non è pannosa, c'è solo un qualcosina che non è proprio 100% italiano, però okay, dai, ci sta, è normale, dai. Allora, io invece ho preso un'altra italianità, ovvero la caprese, però la caprese è diversa, ovvero invece della mozzarella c'è la stracciatella, invece dei pomodorini freschi ci sono i pomodori caramellati, okay, e poi c'è l'olio aromatizzato al basilico e secondo me è bellissima. In più ci hanno portato due pagnottine di pane che non fanno mai male. E adesso io assaggio subito la stracciatella. Ho notato in generale che qui in Polonia sono fissati con la stracciatella. Vero, la mettono sempre. Che è una cosa strana, perché appena si parla di italiano mettono la stracciatella. Questi pomodorini mi attirano tantissimo. Sembrano un po' confit. Secondo me è un piatto buonissimo, la stracciatella sinceramente sembra di mangiarla in Italia, non ha nessuna differenza. L'olio aromatizzato al basilico è buonissimo e ovviamente sta da Dio sulla stracciatella, comunque sul formaggio. E i pomodorini sono eccellenti, hanno un retrogusto fortissimo di affumicatura, no? Di caramello, okay, sì, però è buonissimo, il pomodoro è super dolce ed è buona la pelle, no? Che rimane un po' dura. Ok, quindi approviamo una caprese rivisitata. Beh, poi sono sempre fighe, no? Le cose rivisitate, però è difficile che poi sì, siano buone perché, oddio, sì, invece approvato, è buono, ma perché poi si vede che i prodotti, le materie prime sono buone, cioè la stracciatella è come mangiarla in Italia proprio. Io concludo con Italian Classic Tiramisù. Che parole forti, eh! Beh, è bello cremoso, eh? Cremoso è vero, cremoso. Vero, c'è tanta crema, perché spesso c'è tanto biscotto e poco crema. A me piace più cremoso, va un sì, po' a gusto, sì, diciamo. Anche tanto cacao. Oddio, hai i denti neri. Veramente? Sì. Porca vacca, che buono. Qui sotto c'è più biscotto bagnato. No, il tiramisù mi ha stupito proprio, eh. Uno dei migliori tiramisù che ho mangiato.
La crema è perfetta. Madonna. Morbida, si sente tanto il mascarpone. Che siamo a Varsavia, non stiamo in Italia, quindi sì, è da tenere conto. Cioè, mamma mia, è buono quanto quando lo fai tu fatto in casa, che la crema è fresca, no? Ok. Perché spesso risulta un po' vecchio, perché basta già che è di un'ora fa e subito la crema è gialla, vecchia, sì, c'ha sì, quel sì, sapore, no? Di uovo marcio. Sì, invece questa è proprio fresca, davvero buono. Mmm. Assolutamente fatto in casa, sembra proprio montato a mano. Forse c'è poco biscotto, a me piace con poco biscotto, però magari leggermente più biscotto, okay, gli dava un po' più di consistenza. È molto godurioso. E un altro must italiano per concludere, la panna cotta. E questa panna cotta c'era scritto alla camomilla. Sono curiosa di secondo sapere. Secondo me è nell'impasto, cioè sì, proprio dentro, no? Sì, sì. C'era scritto creamy panna cotta. Poi la devi provare anche da sola per capire bene il gusto della panna cotta. Mamma mia, come si sente il retrogusto di camomilla. È buonissima. E si sente che appunto che c'era scritto creamy, no? Si sente che è una panna cotta più cremosa, infatti, si sente perfettamente. Molto buona. Molto buona, una delle migliori panne cotte. Ok ragazzi, abbiamo fatto la nostra magnifica mangiata all'italiana e quindi adesso ci siamo messe fuori dal ristorante per trarre le conclusioni. E a questo proposito vi ricordiamo che alla fine di questa serie, quindi nel video di domenica praticamente, prenderemo tutte le conclusioni dei quattro ristoranti e decreteremo appunto il, esatto, vincitore, ovvero il miglior ristorante italiano qui a Varsavia. Esatto, sommeremo i voti e chi ha il punteggio più alto sarà il vincitore. Ok. Qualità, bisogna tenere conto appunto della qualità dei prodotti. Esatto. E i prodotti erano di altissima qualità. Sì. La mia stracciatella era buonissima, i pomodori erano cucinati benissimo, l'olio anche era molto buono e si sentiva che era molto buono l'olio d'oliva sia nella focaccia sia appunto, sì, sulla stracciatella. Anche la pasta era fatta in casa, che era spessa. Anche il guanciale era molto buono, molto saporito. Non hanno messo una pancetta scarsa, hanno messo il guanciale. Cioè, quindi direi che un bel 9 se lo prende, sì, per la qualità. Sì, sì. Poi passiamo alla italianità. Esatto. Il cibo ci ha fatto tornare in Italia mangiando il cibo? Beh, io direi proprio di sì. Secondo me, cioè, sì, ragazzi, secondo me sì. Io direi proprio di sì. Comunque la focaccia con l'olio era carina anche l'idea. E i miei spaghetti alla carbonara, ok, non era proprio 100% italiano, nel senso che lo stile era un po' più gourmet, un po', okay, più fatto magari per fare scena anche qui, no? Che sei all'estero, che ti spacchi tu il tuo orlo d'uovo. Sì. Un po' scenografico, però era molto buono anche tu, no? La, sì, tua, sì, caprese. Sì. No, era ottima. Anche i dolci, ricordiamoci, cioè erano veramente ottimi. Il tiramisù, sì, buonissimo, la panna cotta buonissima. Sì. Quindi, secondo me, di italianità un 8. Ma io un 8 glielo do, perché cioè io non mi aspetto di mangiare così se vado all'estero italiano, quindi cioè, secondo me uno si aspetta proprio le fregature di, vero, quelle, cioè micidiali. Estetica e location. Allora, estetica dei piatti carinissimi, cioè, sì, la mia stracciatella con i pomodorini era carinissima, il piatto di carbonara era carinissimo, sì, l'estetica della location pure, la location era molto bella, sempre ristoranti raffinati. Poi qua ho notato, cioè abbiamo notato, che quando si parla di ristorante italiano hanno sempre uno chic, cioè sì, sono sempre molto, sì, eleganti. Sì, sono eleganti, sono sempre, è fatti, vero, molto bene. Sì. E diciamo che era nello stile che era casalingo gourmet. Quindi anche di estetica, secondo me, un bel 9 se lo prende. Io, siamo un po' alte, però io non riesco a dare meno, perché dovrei dare meno, voglio dire. Cioè comunque era un bel ristorante, tutto, cioè, curato. Comunque fa parte dell'estetica anche il fatto che abbiamo ordinato la focaccia all'olio d'oliva e ci hanno versato l'olio d'oliva sul momento sul piattino. Quando ci siamo sedute la ragazza è venuta a portarci l'acqua e ce l'hanno versata. Sì, cioè, quindi cioè comunque fa parte della location e secondo me è un bel 9 se sì, la chiappa. Sì, anche il ristorante era molto bello,
bello anche perché aveva questa parte di bar a vista, sì, aveva la cucina a vista, aveva un pezzettino dove c'era la pasta fatta in casa. E poi, pezzo forte, ragazzi, il prezzo. Il conto, ragazzi, quanto abbiamo speso? Allora, abbiamo preso 2 piatti principali, 2 dolci, la focaccia con l'olio, l'acqua. Non c'era il coperto, che noi ce lo aspettavamo assolutamente in un ristorante di questo tipo, ma ci aspettavamo il coperto soprattutto perché l'acqua era gratis, wow, perché era l'acqua del rubinetto, diciamo così, nel senso come si usa in Francia. Il punto è che qui a Varsavia non si usa, no, sta cosa. In più abbiamo visto che portavano a tutti il piatto di focaccia e olio e abbiamo detto, ma cioè noi siamo state le due italiane sola che siamo state fregate perché noi lo abbiamo ordinato, quindi lo pagheremo, invece agli altri lo regalano. Eh no, ce l'hanno regalato anche a noi. Sì, perché c'era nel menu, però sicuramente il prezzo stava a significare che se tu lo riordinavi pagavi appunto, sì, il prezzo. Invece la prima volta te lo regalavano e... quindi l'acqua ce l'hanno regalata, la focaccia ce l'hanno regalata, il coperto non c'era. Ragazzi, abbiamo speso 20 euro. Cioè, veramente 20 assurdo. Euro. 21 euro e 40. No, vabbè. Cioè, sono scioccata. Meno di 10 non possiamo dare al, no, prezzo. No, cioè, perché come fai, cioè, a mangiare con 10 euro a testa così? Cioè ma poi, no, ragazzi, di cucina straniera. Perché la cucina italiana in Polonia risulta una cucina straniera. Non ci resta che dirvi se abbiamo deciso di dare oppure no, sembra la finale di X Factor. Allora, il vincitore è il bonus agli spaghetti carbonara, perché come vi avevamo accennato quello è stato il piatto d'onore di oggi e quindi dobbiamo decidere se dare 5 punti oppure no. Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso al primo colpo, al primo ristorante, di dare il nostro bonus dei 5 punti, perché ragazzi alla fine c'è... Ma stupito, perché cioè la pasta fatta in casa, ripeto la stessa cosa, il guanciale di qualità, il tuorlo d'uovo che me lo sono spaccato io, se l'è cavata davvero bene, io mi sento di dare questi 5 punti. E a questo punto sono curiosissima di vedere se nei prossimi ristoranti riusciranno a stupirci e riusciremo a dare il bonus allo stesso modo oppure no. Ci vediamo giovedì al prossimo appuntamento con i nostri ristoranti italiani e mi raccomando, iscrivetevi se non volete perdere la serie. Ciao!